Continuano le ricerche allargatesi dal punto in cui erano stati trovati alcuni resti della barca a vela Malandrina di Andrea Taormina, cinquantenne skipper di Capaci, scomparso in mare martedì scorso, ancora nessuna traccia. Della vicenda Alcamondo Blog ha già trattato con un servizio filmato lo scorso 30 settembre, riportando anche una parte della puntata andata in onda su Rai 3 mercoledì sera del programma televisivo Chi l'ha visto, in cui è possibile ascoltare in collegamento telefonico il fratello del velista disperso Riccardo Taormina. Proseguono le attività da parte della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri non soltanto da San Vito Lo Capo a Ballestrate, ma estendendosi ad altre zone nella speranza di riuscire a salvare l'imprenditore. Giovedì erano state trovate parti dell'imbarcazione al largo di Castellammare del Golfo, in acque molto profonde. Oggi intanto la redazione del giornale di Sicilia ha raccolto un appello della compagna di Andrea Taormina, Dalila, la quale manifesta la propria disperazione e chiede di intensificare e approfondire le ricerche anche sottomarine. È ormai da 4 sere che Andrea Taormina risulta disperso. La sera di martedì 28 settembre, a bordo della barca a vela Malandrina, era diretto da San Vito Lo Capo verso Ballestrate. Al momento sappiamo che, essendo in corso le ricerche, i familiari di Andrea Taormina non possono rilasciare dichiarazioni ai cronisti. Il fratello Riccardo ieri ha comunque pubblicato un post su Facebook soltanto finalizzato a ringraziare per il sostegno, il supporto e l'affetto dimostrato da quanti si stanno interessando a questa angosciante vicenda, anche tentando di contribuire alle ricerche. Siete stati veramente numerosi a scrivermi e contattarmi, riporta il post di Riccardo Taormina. Purtroppo ci sono ancora le ricerche e le indagini in corso, quindi non posso darvi alcuna notizia al riguardo. Restiamo sempre fiduciosi, conclude, sull'enorme lavoro che stanno svolgendo le autorità competenti, che ringraziamo immensamente.